Questo programma è offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Eccomi di nuovo con voi per una nuova ricetta. Una nuova ricetta. Facciamo qualcosina che può andar bene per questa stagione. Faremo una crema di cavolfiore, vedete? Cavolfiore all'iliopesca già cotto, quindi non impuzzolite nemmeno la casa, comodo, e fate una cosina carina. Poi i gamberoni all'eliopesca, e vado a fare questa crema di cavolfiore con gamberoni, li aromatizzo, spiedini di gamberoni alla paprika dolce, e poi la vado ad accompagnare con dei crostini che vado a tostare in forno, però aromatizzati alla curcuma, quindi molto molto indicato per questa stagione. Procediamo. Intanto prendo i gamberoni, tolgo questo qui, ecco uno, che può essere anche un piatto unico, oppure se una cena è leggero, quindi potete accompagnarlo con del pesce alla griglia, qualcosa di diverso, però è buono anche senza pesce, però per quel tocco in più, una cosina un po' diversa, ci mettiamo questi spiedini, ecco qua, perché ora vado subito a metterli in forno. Vedete come si fa? Allora, questo tolgo, lo metto qua giù, prendo gli spiedini, li accorcio un pochino, uno, due, anche questo, un altro, ecco qua, guardate, uno e due, un gamberone grossi, questi, proprio, metto qui un pizzichino appena appena di sale, e vado di paprika dolce, mi raccomando, che dà colore e sapore. Poi prendo i crostini, intanto crostini li metto qui, guardate, questo si toglie e questo, vedete, un filino d'olio che vado a mettere anche sui gamberi, così, e aggiungo la curcuma, che profumo. La curcuma contiene tante vitamine, eh? È proprio
un anti-influenzale, rafforza le difese, quindi la potete usare, benissimo. Questo aroma un altro po', che non sta mai male. Ecco qua. Si deve sentire un po' il profumo, il sapore della curcuma. Vado a mettere in forno. E procedo con la... la crema di cavolfiore. Allora, l'ho preparato qui, cavolfiore già lessato, lo tengo sempre, io faccio scorta quando vado da Lilio Pesca, lo tengo sempre in frigo, perché così quando mi viene in mente di fare queste ricette ce l'ho sempre a portata di mano. Ho messo l'olio, ho acceso il fuoco, metto un po' di cipolla, così, ecco, questa qui, si fa andare, poi prendo un po' di sedano, metto qua. Comunque la potete fare, la crema è buona sia col cavolfiore, la potete fare anche con il sedano rafa, potete farla un po' con tutti i vegetali ora d'inverno, perché sono con i topinambur, sono buonissimi. Ecco qua, questo, ora prendo la patata. Faccio insaporire anche la patata per dare un po' più di cremosità, ce la metto, non importa tanta, basta poca, pezzi grossolani perché tanto dopo andrà frullata, questo qui, e il cavolfiore, e ci mette di cavolfiore, vai, questo. Si gira, prendo il brodo vegetale e allungo, ops, ecco qua. Sale, pepe questa volta no, se vi ci piace ce lo potete mettere, però io non ce lo metto, metto solo il sale e lo faccio cuocere fino a che il cavolo non è cotto e non ha preso sapore, non è tutto cotto. Intanto guardiamo i spiedini, stanno andando, ops, aspetta, oh, brucia, fermi tutti, ora li rigiro, così, stacco, ecco, olè,
spengo il forno e aspetto che sia cotta la cremina. Io penso un quarto d'ora, 20 minuti, ci siamo. Guardiamo un po', ci si dovrebbe essere. Intanto ho... Sì. Allora, facciamo così. Ora sì. Oh, questo brucia, metto qui. Ecco. Si frulla con il minipiemer. Oh, leggiamo, brava. Ecco. Andiamo più piano, guarda, perché brucia, eh? Facciamo sta bella cremina, eh? Ecco qua. Oh, vai, questa è andata, la cremina è pronta, eccolo qua, così si prende intanto la ciotolina, la zuppierina e ci si versa la crema di cavolfiore. Facciamo così, guarda. Intanto faccio vedere, questa è la cremina. Vado a prendere gli spiedini, i de gambero, i crostini in forno, voilà. Guardate un po'. E si mette lo spiedino 1, 2 e i crostini aromatizzati alla curcuma qui. Sai, Natalia, un pochino di prezzemolino per dare un po' di verde mi garberebbe. Ci sa? Ecco qua. Guardate, si dà una bella spolverata da tutte le parti, un tocco di verde. Ecco qua. Tolgo questa. Qui. E la crema di cavolfiore è pronta. Una ricettina veloce, salutare, perché c'è tanta tanta vitamina qui, e gustosa. Mi raccomando, noi ci vediamo domani sempre alla solita ora su TV Prato 74, canale 74 del digitale terrestre, e in streaming su www.tvprato.it, e lì troverete anche nella sezione programmi le ricette che abbiamo fatto. Quindi io vi aspetto, se volete delle ricettine scrivetemi sulla pagina Facebook, scrivetemi come state facendo tutte fino ad ora, e ci vediamo domani. Ciao, un bacione. Bellino, però? Guarda, sono proprio soddisfatta. Guarda. Mm-hmm.
Questo programma è stato offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola.